Enrico Ruggero. Io però prima di iniziare c'ho un piccolo problema, che non c'ho più un'identità. La cerco da anni, però non la trovo mai. Trovo solo alcuni oggetti che mi aiutino a cercare questa identità. Sempre questo cappello, che se me lo metto per bacco, Mara con questi occhiacci, Mara con questi occhiacci mi spoglia, spogliatoio, e le dico di più, per me sarà sempre una miss. Miss, mia cara miss, preparami fosse che moro per te. Miss, mia dolce miss, tu qua palessi io divento per te. Perdonami se canto di quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Eh no, non posso essere il principe, perché per me sarebbe troppo. Allora facciamo una cosa, iniziamo da quando ero piccolo. Io ricordo che sono nato in una via un po' strana. Era una via, come si chiamava? Era la via Gluck. Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me. Ma un giorno disse, vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Piangevo, sì. Mi ricordo quando ero piccolino piangevo. Ero piccolino e piangevo. Piangevo. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga il domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare, farò in modo che la risveglio non mi possa più scordare. E non mi posso più scordare, invece mi sono scordato di nuovo l'identità. Allora facciamo, io ho capito di chi è la colpa. Secondo me la colpa è di... Stanotte voglio stare acceso, dire sempre di sì, per colpa di chi. Oh, ama cucci, cucci me, cucci me, yeah, se. Aspetta, facciamo una cosa. Allora andiamo indietro, andiamo nella preistoria, quando l'uomo era una scimmia. Quindi vuoi vedere che prima era una scimmia? Forse era una scimmia. Mi c'è, era una scimmia forse? Non lo so, vediamo un po'. Ci vediamo qui, guarda come sono tranquillo io, anche se attraverso il bosco, l'aiuto dei bondi, stanno sempre attenti a lui, attenti a lui, sempre attenti a lui, sempre di più si vedrà. Ho capito una cosa, sono Domenico Ruggero, ho trovato l'identità. Grazie Domenico, prossima volta ci farai anche Renato Zero. E adesso...